Solo l'altro giorno Cecilia Rodriguez è finita su tutti i giornali e i siti per via di una gaffe social. Al matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerbacchi c'era anche lei, accompagnata dal fratello Jeremias e dal fidanzato Ignazio Moser. Tutti e tre, d'altronde, hanno condiviso con Bossari l'esperienza Grande Fratello VIP. E poteva mancare una foto ricordo delle nozze dell'amico Daniele. Certo che no. Peccato che nello scatto di gruppo con gli sposi, subito condiviso su Instagram, gli utenti abbiano sentito puzza di ritocco. Puzza di Photoshop, ma usato male. Il bicchiere di Jere, infatti, assume una posizione bizzarra sopra al lato B di Keku, evidentemente modificato, secondo i fan. E fra i tanti che hanno sollevato la questione, molti le hanno domandato il motivo per il quale sia ricorsa a Photoshop, visto che sei bellissima al naturale. Ovviamente c'è anche chi c'è andato giù pesante e chi ha archiviato la cosa come una bella figura di metri. Punto. Baby Rodriguez non ha replicato, ha fatto scivolare la cosa. Ma ora, se vogliamo, una risposta è arrivata. Sempre dai social, sempre con protagonista il suo lato B, continua dopo la foto, è un anticipo d'estate, che si preannuncia hot per Cecilia, se questi sono i presupposti. Fan in delirio di fronte all'ultimo scatto pubblicato su Instagram. La più piccola dei fratelli Rodriguez è volata a Cefalù con Ignazio per l'inaugurazione del Club Med, uno storico resort a 5 stelle della cittadina siciliana appena riaperto dopo anni di restauro. Ma per la gioia dei suoi fan, protagonista dello scatto in questione non era il panorama mozzafiato e nemmeno l'hotel. Nella foto, rigorosamente di spalle fronte mare, Cecilia mette mostra il suo fisico straordinario e un lato B da urlo, messo bene in risalto anche grazie al micro bikini. Inutile dire che in poche ore lo scatto ha toccato vette altissime di like. Sono già più di 100.000. Continua dopo le foto, oltre a tanti cuoricini, poi, anche un'infinità di commenti. C'è chi parla di una bellissima opera d'arte, ma, figuratevi, c'è anche chi ha da ridire. Ma quale Cefalù, scrive un utente, l'unica cosa che si vede nella foto è un culo. Quanto vorrei che la descrizione fosse più onesta, del tipo, devo trovare una scusa per pubblicare una foto del mio fantastico culo, ecco, lo apprezzerei di più. Ancora, tra chi evidentemente non ha gradito l'immagine, c'è chi la invita a fare anche qualcosa di costruttivo, e chi invece tira in ballo ancora una volta la chirurgia e la sorella più grande perché l'accusa di avere il sedere rifatto e photoshoppato, non sarai mai come Belen.